Svolgendo questo lavoro bisogna essere pronti. E noi cerchiamo di essere preparati, quindi di tenere a posto tutti i mezzi che potrebbero essere necessari per fronteggiare un incendio boschivo e anche di avvisare, per esempio, nei vari turni il personale eventualmente poi disponibile a rientrare in caso di necessità. Con l'arrivo del caldo dopo una lunga stagione delle piogge torna il pericolo incendi e anche ad Arezzo è scattata la mobilitazione contro i roghi. In Toscana l'antincendio boschivo è coordinato dalla Regione dal 2014 e poi attiva la sala operativa unificata H24. Noi abbiamo diverse professionalità che fanno i turni sia al COP, al Centro Operativo Provinciale, che alla SOP, alla sala operativa unificata che si trova a Firenze in Regione. In pratica queste due sale operative coordinano i soccorsi, coordinano tutti i vari enti che vengono a partecipare in caso di un incendio boschivo a livello provinciale e regionale. Oltre a questo noi abbiamo il nostro dispositivo di soccorso ordinario che all'occorrenza, come prevede il nostro regolamento di servizio, può essere integrato anche con personale libero dal servizio. Nei primi mesi del 2022, anche a causa di una straordinaria siccità, nell'intera regione erano scoppiati 591 incendi che avevano mandato in fumo 2.247 ettari di bosco, più del doppio rispetto alla media degli ultimi 7 anni, la provincia di Arezzo comunque la meno colpita. Però Arezzo è uno dei due comandi che a livello interventistico fa molti interventi ogni anno, supera 6.000 interventi. Quindi... Per far fronte al rischio incendi boschivi in tutta la regione, dal 1 luglio è scattato il divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali, agricoli e forestali, che resterà in vigore sino al prossimo 31 agosto. La direttiva va insomma a definire degli atti di prevenzione degli incendi, sia evitando di appiccare fiamme libere, sia invitando anche la popolazione con le ordinanze che vengono fatte da tutti i sindaci a mantenere i puliti terreni che sono suscettibili di incendiarsi appunto per innesco. Per segnalare invece eventuali focolai, i cittadini potranno chiamare il numero unico di emergenza 112. Dopodiché mettersi sicuramente in zona sicura, perché molte volte il danno che l'incendio può provocare alle persone non è tanto quello del calore quanto quello dei fumi che vengono a respirare le persone appunto. Attenzione elicottero scangia!